Sono arrivati a dormire sotto i carri armati per impedire che se ne vadano. I manifestanti si stringono intorno all'esercito, considerato l'antidoto più efficace contro la tentazione di sgomberare la piazza con la forza. Sono qui da 3 giorni, mi sono allontanata una volta soltanto per visitare mia madre, che è malata, e sono tornata questa mattina. Rimarrò qui fino a quando il dittatore se ne sarà andato, la sua statua è già stata abbattuta, almeno quella. La feroce repressione delle prime settimane ha creato dei martiri, i loro ritratti campeggiano in piazza Tahrir, per alcuni il loro sacrificio è un esempio da imitare. Sarei pronto a morire per cacciare questo regime ingiusto, e non si tratta solo di cacciare il governo egiziano, tutti i regimi internazionali sono ingiusti, tutti i leader in ogni parte del mondo sono ingiusti. Pur avendo ottenuto risultati impensati fino a un mese fa, i manifestanti non danno segni di cedimento, anzi la loro determinazione aumenta di giorno in giorno. Il nostro corrispondente al Cairo, Mohamed Elhami. La protesta entra nella sua 3ª settimana, ma i manifestanti temono che i negoziati in corso non soddisfino le loro rivendicazioni. Piazza Tahrir, cuore della protesta, è una città nella città dove si mangia, si dorme, si prega. Presidiare la piazza per migliaia di manifestanti significa che la lotta continua.